Eccoci ragazzi, ore 4 del mattino e sono in partenza ragazzi per il Grande Nord. Finalmente si riparte, gran viaggio, speriamo che vada tutto per il meglio. E questa è la moto, ora ragazzi parto. E seguite i video che arriveranno, tenetevi aggiornati perché comunque dovrebbe essere un gran viaggio ragazzi, un gran viaggio. A dopo. Eccoci ragazzi, siamo sul San Bernardino, adesso andrò a prendere il tunnel e quindi sono in Svizzera. Sono fermato un attimo perché fa freschino, ho cambiato guanti e ho messo su l'antiacqua, cioè la giacca qui, l'antiacqua. Per avere un po' più di freddo, di caldo, almeno a scendere. Per ora tutto regolare, tutto a norma, quindi ok, proseguiamo. Oggi comunque tappa lunga, perché vorrei fare più di 1000 km e arrivare al nord della Germania. Che bello, che bello, un'alba spettacolare. E la Svizzera è bellissima la Svizzera. Questa qua è la dogana svizzera. E usciamo dalla Svizzera. E adesso andiamo a entrare in Austria. Bella zona però questa, bella zona. I che sanno andare in macchina. Dai, che via, che te frega. Andiamo, andiamo. Ragazzi, è bella lunga la Germania. Ok. E adesso sono quasi ad Hannover, penso che mi fermerò lì per la notte. Salutiamo Svizzera. Eccoci in campeggio ragazzi, piccoli attimi di panico, ho dovuto cambiare la tenda al volo. Sono andato alla Decathlon qua a 30 km dal campeggio perché si è rotta la Two Second, non stava più in piedi. Ho preso questa, quella più economica della Decathlon, e niente, adesso vado a fare la doccia, si dorme
Purtroppo la sfiga ci perseguita su questo viaggio, però non molliamo, quest'anno non si molla un cavolo. Quindi adesso ci calmiamo, vado a farmi la doccia, mi vado a dormire e poi domani è un altro giorno e si vedrà, si vedrà. Ok ragazzi, si riparte per il Grande Nord. Ieri è stata un po' tragica la situazione, però dai, l'abbiamo risolto, ho cambiato la tenda, quindi adesso non più la Two Second, ma abbiamo la tenda basica, quella da due posti della Decathlon sempre. Mamma Decathlon ci ha salvato. Altro intoppo, ho lasciato là alla Decathlon il bancomat, che adesso vedo, comunque ho bloccato, visto che non è proprio così tanto di mano e mi avrebbe fatto perdere un sacco di tempo. E diciamo che ho dietro ancora due carte, per cui posso utilizzare quelle. Quindi cercando di non perdere altro, questo giro si riparte. La testa spero di averla attaccata e niente, adesso benzina perché sono a secco e poi si va. Eccoci, benzina fatta. Ecco, primi due consigli. Allora, la benzina così cercatela di fare fuori dall'autostrada, perché in autostrada, almeno qua in Germania, vi pelano, anche in Italia, come in Italia, mentre fuori costa minimo 20 centesimi, 30, 30 centesimi in meno. Quindi ecco, primo consiglio. Secondo consiglio, visto che comunque toccate un pezzettino di Austria, e in Austria viene addirittura 20 centesimi in meno dell'Italia e della Germania, perché qua è 1,8, in Italia più o meno era simile, invece in Austria era 1,6, quindi almeno è giorno attuale, che siamo a luglio, poi magari le cose cambiano. Ragazzi, bello, bello. Guarda qua. Mar Baltico. Ok, adesso arriviamo a Puttgarden, dove andiamo a prendere il traghetto da Gabbiano. Ok, self-service. Danis. Vabbè, comunque line number one. Number one. Only number one. Number one. Il traghetto of borderline, vediamo. Questo dove viene? Questi da dove vengono? Norway. Eccoci qua ragazzi sul traghetto Mar Baltico e andiamo verso la Danimarca. Non si apre.
Eccoci ragazzi, Danimarca. Danimarca e cellulare ce l'ho ancora qua. Ok, Danimarca. Ah, che bello, sì, 28 gradi però, per il momento mi segna. What had happened to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened, yeah. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this di qua, che mi sembra più libera di qua. Andiamo da qua. Euro e rotti 35, quindi è un bel costo, Stacco la GoPro, metto via le cose, così almeno in teoria, ragazzi, ho prenotato in un posto dove non dovrebbe piovere, però andiamo avanti. Cioè, prenotato, ho messo come punto d'arrivo un posto dove non dovrebbe piovere. Eccoci ragazzi, terminiamo questa giornata qua in campeggio e mi metto a lavorare, scaricare tutti i file sul PC
spero che escano dei bei video, anche se sto notando che l'audio fa un po' schifo. Non so se è causato anche dal vento molto forte che c'è in giro e niente. Comunque ragazzi, qua in campeggio oggi ho preso un po' d'acqua per arrivare, per il momento adesso c'è bello, quindi speriamo che regga. Domani prevedono acqua, quindi vediamo, speriamo che vada tutto bene. Io mi sveglierò presto così da cercare di evitare il più possibile di prenderla. E grazie ancora. Al prossimo video. Ciao ciao!